giungo che saluto e poi la sequenza dei voli ricomincerà. Accesi, la Pioneer Team saluta con uno splendido passaggio in formazione 3 e poi con il benvenuto Avia Expo 2006. Aprono e vanno a terraggio il Pioneer Team. Giorgio Marangoni. Tenuti insieme da una struttura di tralicci e tiranti con un po' come un ponte. I primi aerei d'acrobazia, almeno i primi aerei di monoplani, se vi ricordate il flyer dei fratelli Wright. Quindi, sinistra destra, fischio. Con cui Giorgio lo sta evolvendo, non è facile fermare questo aereo così come fa lui. Guarda con che grinta questo piccolo aereo riesce a muoversi in mezzo al cielo. Certamente Monica, grinta del pilota più che dell'aereo, quindi assolutamente nel Piz tutto è difficile, infatti decollare è difficile, atterrare è ancora più difficile e fare acrobazie è difficile. Avete sentito questo fischio dell'aereo ritirante? Scende in una vite, uno snap verticale, riprende la display, 250 gradi. Chiedo la collaborazione del pubblico, spostarsi dalla parte destra della scalinata per lasciare posto alle frecce, quindi seguite le indicazioni della polizia che vi sta segnalando dove andare, grazie. Certamente più tecnica, mentre Jurgis comunque abbiamo detto essere uno showman, per cui è molto spettacolare il suo movimento. Certamente Jurgis è uno showman, mentre Giorgio arriva più dalla scuola dell'acrobazia classica. Vedremo poi più tardi il trofeo Reggiani, giusto Monica? Reggiani, continua chiamando Reggiani. Penso che potrebbe subire una leggerissima interruzione proprio per dar modo all'intervento, alle frecce di intervenire e farci il loro programma. Sì, ricordo, grande giornata di volo, quindi il momento si avvicina. Avremo, non so se riusciremo a terminare il programma. Anche sto qua non scherza, guarda come va su. Rossi, H55, un applauso per Giorgio che sta passando qui davanti a noi. E credo che l'aiuti. Allora, Claudio ci fa vedere un esempio di acrobazia, un passaggio di saluto per voi, pubblico Claudio Expo 2006, da sinistra a destra, Claudio Rossi. Un bel applauso per Claudio Rossi. Credo Andrea che adesso farà un altro passaggio. Vediamo. Sinistra, basso sulla pista. Basso. Claudio Rossi, il passaggio da pesce, ci saluta. Tre secondi. Prende e decolla. Allora Andrea, intanto ben trovata, ti passo il microfono a te. Vedi che decollo lungo che fa, no? Di questa parte. Grazie, mi vedete appena decollare. Vi presento magari il pilota. 500 ore di volo. Il numero 2 e ci ho accennato.
un po' fuori, quello là. I due solisti si sono staccati, i tre continuano in colonna. Disciplinati questi che vanno con i fatti d'ora. Questo è possibile, sì. Formazione in delta in 4. E dove è il nostro solista? Dove sono? Dove è l'altro? Eccolo, lo vedo, vale. 4. Che vi fanno un bel incrocio. Un bel applauso. Ma secondo me è 159, non ricordo più. Mangusta. Scusate, a sinistra la formazione completa, a destra e seconda. E cosa ci faranno vedere? L'incrocio? Come si chiama? Ganar con un incrocio del solista. Signore e signori. Eccola qua. È impossibile da fotografare questa, perché oh, vanno dalle parti. Sono sventolati i capelli che vi salutano questi ragazzi. Ma come certo sono proprio solo da godere. Ma... Sì, sì, sì. No, guardaci un po'. Ti di volo, visto che ci sono un po' di muletti temporali in giro, è meglio che partiamo abbastanza presto. Comunque è stato un gran piacere essere qui a Voghera, ci è piaciuto tantissimo, abbiamo mangiato benissimo, avete veramente una regione stupenda. Torneremo. Show in Ticino, sì, è il 2 e il 3 di... Poi non è una pascia, Giorgio, ma non devono scivolare. Sì. Seduto coi piedi di fuori, lo cala giù, sta a vedere, eh? Questo è l'overing. Io mi ricordo. Guarda gli aerei là, guarda, guarda quell'aereo là, guarda quell'aereo che si muove. Lo sta calando, eh?
adesso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tornò in piedi in 8 tempi. Ma quanto va su? Ma quanto sarà alto? Tira in testa ed eccolo in vite piatta rovescia. Un giro, due giri, tre giri, quattro giri, cinque giri, sei giri, sette giri, otto giri e riprende. Devo dire, non so se mi sbaglio, ma mi sembra che Sergio Dallan abbia un primato. Certamente, 67 giri di vite piatta rovescia. Un bel tonnello in mezzo ai campi. Alta velocità da destra a sinistra, un bel applauso. L'elicottero della Air Service Center che ci ha dato questa grande mano. Direi un po' la migliore pubblicità per una società di sentire lavoro aereo che il lavoro aereo. E tu? Ieri, e un altro passaggio da sinistra a destra, signori, sui cappellini. Applausi. Beh certo, in attesa che il cielo sia completo. Guarda come sale per la panna sulla 129 Mangusta. Buonasera, questo è il primo maresciallo Nisi della Brigata Friuli, dalla quale dipende 129 che si esibirà tra pochi minuti, che rinforza il 5 reggimento Rigel di Casarza della Milizia. Volevo innanzitutto ringraziare la pattuglia acrobatica per l'apprezzamento a noi rivolto. Un bel applauso, grazie. Ma vedi, vedi come si muove? Che si muove, è direttamente controllato dal casco del pilota e segue la testa del pilota. Queste rotazioni prego. Sono possibili solo grazie alle grandi rotazioni della macchina. Non solo al massimo delle sue potenzialità, ma ovviamente dobbiamo rispettare i parametri di sicurezza, come potete capire. Cerchiamo di darvi un piccolo assaggio di quello che è in grado di fare. Il quale potete ruotare il sistema d'arma davanti che viene rimosso per voi.
dietro. E l'altra è contenere in sé grandi elementi di spettacolarità. Cartello, che avete... Via cartello, cazzo! Guarda che bello! Guarda un po', guarda un po'! Andrea, Andrea! Incredibile, incredibile! E un bel applauso a Yorkes! Questa serie infinita di tonno. Velocità verticale. Inizia questa lenta rotazione. E rimane fermo su di noi in un torque roll. Diciamo per il pubblico cos'è un torque roll. Sì, l'aereo rimane fermo, appeso all'elica e trasla verso indietro, guardate. È incredibile. Che un po' sentito al contrario. È la testa in giù, ecco. In su, fermo, track, e questo è un micro looping. Claudio! Si vede, se è uscito fuori. Credo sia uno dei pochi che riesce a farli così stretti. Certamente, l'aereo ha la capacità. Guardate, guardate, guardate. E lì lo tiene fermo. Ma io la pancia non lo dico. Sì, va bene. Ah, riesce con questa serie interminabile di turno. Sembra quasi farli sul posto, è veramente incredibile. Eh sì. Sono stato a domani. Non riescono a fare al mondo. Guardate cosa sta combinando. Costellato di Leo Avio Expo
Ora un po' di passaggi e di saluto di questo grande campione. Da sinistra a destra, preparatevi. Jurgis Kairis! Straordinaria con una serie di fuori classe veramente incredibile. E adesso signori da destra verso sinistra arriva, preparate le macchine, chiedeteli, grande entusiasmo, arriva Jurgis Kairis, mamma mia. Destra, 400 nodi, rovescio, Jurgis Kairis! Purtroppo si cosa anche per lui. È che era un po' passino, eh? Eh? Ok, allora, signore e signori, in display per la precisione. Chi è? Un 260, uno stamp, e chiuderà la manifestazione il volo silenzioso, come iniziato, di un aliante. Quei due però da vicino, dei ragazzi. Martedì arriva qua. Mi invidia 75 United da prima. Comprato. United States. È già in volo. Signore e signori, state ancora con noi, abbiamo un paio di sorprese ancora. E poi vi consiglio. Ma chi è che tira di due? Vedete, non tira la poverina, perché mi sto stipolando, ma tu non lo anche. Certamente la premiazione, quindi avrete la possibilità di applaudire questi grandi campioni che sono stati qui con noi.
pianista. C'è il pilota. Due, sono in due. Per motivi di ordine pubblico, per cortesia, portatevi fuori dalle transenn perché c'è grande movimento e vogliamo evitare di aver problemi visto che la giornata è stata così bella. Grazie. Esatto, Monica, grazie. Intanto da destra a sinistra